L'idea è stata lanciata dal consigliere comunale Massimo Toscano, che in qualità di presidente della commissione frazioni ha convocato una riunione per parlare delle strategie da mettere in campo per promuovere i tanti itinerari che offre il territorio trapanese, a partire dal trekking urbano per il centro storico, per passare dalle fasce costiere e attraversare le campagne e i monti del comprensorio, a partire da Montagna Grande, che ricade nel territorio del comune di Trapani. All'incontro, tenuto in videoconferenza, hanno partecipato oltre ai consiglieri che fanno parte della commissione, il presidente del CAI di Erice Enzo Fazio, la componente del consiglio direttivo Angela Savalli, Gaspare Occhi Pinti e Giuseppe De Caro per la trasversale Sicula e gli assessori Andrea Vassallo e Rosalia Dalì. Come Presidente della Commissione Frazioni, mi ritengo veramente soddisfatto e entusiasta per come si è svolto l'incontro. E ringrazio i partecipanti, sia l'amministrazione della persona dell'assessore Dalì e dell'assessore Vassallo, nonché anche e soprattutto le associazioni che si occupano proprio di questo in quanto sono i tecnici della materia, ovvero il CAI e anche l'associazione Trasversale Sicula. È stato un incontro che ha reso partecipi tutti i componenti della commissione, tutti sono intervenuti perché a seguito della illustrazione che è stata anche ben rappresentata con un servizio fotografico e con delle cartine georeferenziate, si è riusciti a capire come effettivamente possiamo valorizzare le nostre frazioni e la nostra città, e partendo proprio da questi itinerari, questi cammini che hanno come punto di partenza proprio Trapani e quindi il centro storico, per poi arrivare verso le frazioni. E quindi noi offriremo ai turisti, ma non solo ai turisti, perché poi noi dobbiamo prima rendere vivibile la città ai nostri cittadini e contestualmente anche ai turisti. E quindi rendere a tutti, ecco, diciamo così, fruibile questi percorsi che possono veramente sposarsi con delle bellezze naturalistiche meravigliose. Parlo delle saline, parlo dei mulini, parlo delle torri di avvistamento, parlo anche dei bagli signorili, delle cappelle o edicole votive, quindi tutta una serie di, diciamo, elementi che possono impreziosire queste camminate. Nel particolare si è parlato anche di un cammino, questa è stata una proposta del consigliere Peralta, di un itinerario equestre, quindi anche percorribile attraverso i cavalli. È stata una bella idea che è stata anche ben accolta dai tecnici, in questo caso dal professore Occhi Pinti. Il professore Fazio si è reso partecipe e anche collaborativo, perché ha previsto la possibilità del CAI di poter sviluppare degli itinerari, questa volta non tanto attinente alla montagna, perché giustamente il Centro Alpino Italiano è proprio finalizzato a questo, ma anche lungo le coste trapanesi. Io spero che tutte le frazioni possano essere interessate e si possa veramente offrire un bellissimo percorso alla nostra città.